Buonasera, grazie di aver accolto l'invito della libreria ASAC. Invito che è stato provocato e stimolato da Marco Albertazzi, il quale è un editore di una casa editrice raffinatissima e attentissima alla ricerca, che noi conosciamo da tanti anni. Ed è non solo un editore, ma è lui stesso un attentissimo ricercatore filologo, e le sue opere, basti pensare ai documenti d'amore di Francesco da Barberino, che è uno studio esemplare. Quindi all'invito di Marco Albertazzi di parlare di filologia, l'abbiamo accolto con gioia, perché la filologia è il chiavistello che permette poi di passare alla conoscenza e allo studio vero, reale. Introduco i nostri ospiti. Abbiamo qui alla mia sinistra il capitano ultimo, Marco Albertazzi alla sua sinistra, e poi interverranno il professor Piero Guitani, professore di letterature comparate qui alla Sapienza di Roma, e il professor Emedi, che invece è ordinario di... Anch'io sono emerito. Eh? Anch'io sono emerito. Emerito. Mi perdoni, professore. Il professor Emedi, che invece è ordinario di filologia germanica e insegna lingua e letteratura sanscrita all'Università di Padova. Quindi ringrazio ancora e lascio la parola al capitano ultimo. Breve spiegazione perché c'è il capitano ultimo a parlare di filologia. Nella Chiesa del Santo Graal ci sono due cavallerie, una spirituale e una materiale. E nella cavalleria materiale, composta da Lancelotto, Perceval, eccetera, e nessuno raggiunge l'obiettivo. L'unico di cui non si sa come va a finire la sua storia è Galad, perché riesce a conciliare la cavalleria terrena con quella celeste. Questo aspetto io l'ho ritrovato nella persona e nella figura del Capitano Ultimo, perché è un combattente, e un combattente sa che la parola è sacra. All'inizio fu il logos, la parola va sempre rispettata. E per me questo è veramente un piacere e un onore, che lui si sia prestato a dire 5 minuti o 10, quello che vuole, su che cos'è la parola per lui, per un combattente, per un militare. Capitano Ultimo. Sì, grazie. Per me è un onore immenso, non sono degno di stare qua a parlare con voi, però per me è un dono, quindi lo faccio come dono, un dono che, con il quale da sempre noi così soldati cerchiamo di disperatamente contrapporci al premio e al prezzo con cui dobbiamo fare i conti, dobbiamo spiegare a quelli più giovani, ai più piccoli, cos'è l'amore del dono, cos'è il coraggio, la forza del dono. Quindi questo per me, per voi è un dono che io mi sento di fare, grazie a te che da sempre combatti per gli altri, per il sapere, per l'interpretazione corretta delle fonti. Io la parola per un combattente, per un carabiniere, non è una cosa semplice. La parola è quella, non è quella che ci insegnano nelle scuole, non è quella che ci insegnano per darci una consapevolezza di quello che è, che sono dei valori, che pure sono importanti quelle parole. Le parole più forti, quelle che ci rimangono, sono le parole delle vittime, dei violentati, dei feriti, degli abusati. E quelle parole sono parole difficili, ma col tempo poi diventano facili.
Sono parole come sassi, come lacrime, come luci, a volte anche solo suono, però sono parole e gesti che parlano di violenza, parlano di prevaricazione, parlano di inciviltà. E queste parole, sussurrate, a volte non dette, sono quella cosa che fa diventare una persona che indossa una divisa o un'altra cosa, un carabiniere. Queste parole sono tutto quello che abbiamo. L'idea che è, senza ancora che c'è, l'idea è venuta di questo incontro perché casualmente c'è Girolamo Vitelli, Lettere storico-filologiche a Giorgio Pasquali, a un certo punto leggo, Bussani descrive infatti, Bussani era un filologo d'inizio secolo, passato, Bussani descrive infatti il momento di difficoltà che sta attraversando la vita filologica del paese, citazione, ma si dice, questioni di metodo ci dividono e si oppongono quasi due opposti ideali, l'edizione critica, propria della pazienza tedesca, e la traduzione, l'esegesi, propria della genialità italiana. A noi non pare che si possa qui parlare di una differenza di insegnamento di metodo, giacché in realtà traduzione, esegesi e edizione critica sono quasi un'erma bifronte, due facce della medesima attività filologica. Io non sono d'accordo, cioè nel senso che purtroppo in Italia non ci sono studi filologici avanzati come ci sono in altri paesi, ad esempio la Germania. Ed è un peccato perché l'Italia è la patria della filologia, un nome poliziano, ma altri, eccetera. Il concetto chiave è questo. Se mancano i testi, manca la memoria. Se manca la memoria, non c'è più la tradizione. Questo fatto, secondo me, in parte è una sbadataggine, ma trovandomi in un paese come l'Italia, io sono convinto che c'è anche una parte di dolo e volgarità da parte istituzionale. Perché il nostro patrimonio è uno dei più dei patrimoni più ricchi di espressioni al mondo. E questo viene riconosciuto, quindi quando si dice, ad esempio, Dante è geniale, nessuno lo mette in discussione. Però che genio è quello che non ha contraltare? E nell'epoca di Dante ci sono altri geni, e ce ne sono anche parecchi, ma i Dante, ad esempio, i documenti d'amore di Francesco Barberino, il primo, ad esempio, a coniare questo felice sintagma dei fedeli d'amore. Chi sono i fedeli d'amore? I fedeli d'amore sono i carabinieri. I fedeli d'amore sono i genitori che accudiscono i propri figli secondo un'educazione. Fedeli d'amore sono tutti quelli che operano con generosità. Ad esempio, la fatina dice a Pinocchio e al burattino Pinocchio, se tu vuoi essere uomo, devi comportarti in maniera generosa e disinteressata. E allora io non vorrei fare come l'antico greco e dice cerco l'uomo. Cioè il problema per me in questo senso è drammatico perché si stanno dando cattedra a persone che chiacchierano e non hanno alcun rispetto per la parola. La parola è sacra. Cioè quando si dà, ad esempio, sentivo un docente ordinario di filologia romana e diceva paleografia. Filologia non è paleografia, ma scusate, se il nostro patrimonio è quasi esclusivamente manoscritto, ci vorrà un qualcuno che con pazienza e rimettendoci gli occhi trascriva questi manoscritti. E non è il copista, è un inglese, Reynolds, scriveva filologi e copisti, ma nel Medioevo non esiste il copista e il filologo, è un tutt'uno. E quindi un copista che è, ad esempio, Giovanni Boccaccio, che trascrive per intero la cosmografia di Bernardo Silvestre, è un copista?
E non mi pare proprio che Giovanni Boccaccio sia un Petrarca. E allora chi sono i copisti e chi sono i filologi? Il sunto allora diventa questo, cioè qua noi dobbiamo dare le opere, perché queste mancano. E se le chiacchiere ce ne sono in avanzo, di testi non ce ne sono molti. Ad esempio, se in Francia si contendono più editori, l'opus è l'intera opera di Francesco Petrarca, in Italia dopo 120 anni di sovvenzioni statali non si è arrivati a dare le opere di Francesco Petrarca. E Giovanni Boccaccio è dovuto a Vittore Branca. Se non fosse nato il signor Vittore Branca non avremmo Boccaccio. Ma ci rendiamo conto di questo, oppure siamo in un paese ormai afflitto dall'omertà? Perché l'omertà è il tacere la parola. Ecco quanto serve l'esempio reale di una persona che sulla strada faccia qualche cosa, di uno che nonostante tutto e tutti si metta a fare queste cose. È una questione di generosità, perché il mercato non paga per questo. Cioè, se si vogliono fare soldi, oggi bisogna creare menzogne. Chi sono i più ricchi pagati dallo Stato oggi? Calciatori, veline, attori, cantanti. Ma io sto parlando di cultura. È uno Stato che non investe sulla cultura, ma che Stato è? È una domanda, io non tiro conclusioni. Però se lei... Se domandare è lecito, rispondere sarebbe cortesia. Io non ho mai avuto una risposta. E continuano ad esserci capi, date a delle persone che sono indegne di questo ruolo. Fanno sì il soggetto burocratico che gli serve per avere i crediti. Ma io sto parlando di opere d'arte, ad esempio, Poliziano. Ma mi pare che quando si dice il Rinascimento italiano. Qual è il Rinascimento italiano? Qual è il Rinascimento italiano? Pico? Mancano tutte le opere di Pico, a parte la Strega. E Marsilio Ficino? A parte il De Amore, mancano tutte le opere di Marsilio Ficino. Chi è? Poliziano? Quella Silve è stata data... ma secondo me in malo modo. E le Silve. E quindi, cioè, manca il nostro Rinascimento. Manca il nostro Medioevo. Ma di che cosa stiamo parlando? Giambattista Marino, il più importante autore del Seicento, e l'ho dato io con Marzottieri, che qui saluto perché si è mandato un mese fa. Cioè, eppure Giambattista Marino ha lavorato in Francia, ha lavorato in Italia, ha lavorato in tutta Europa, ed è celebrato in tutta Europa. I tedeschi hanno fatto sulla nostra edizione una loro edizione. Anche i francesi, però i francesi non hanno questo permesso, sono comportati come i tedeschi. Allora io mi dico, ci sarebbe lavoro per tante persone e soprattutto per un domani che oggi non solo non c'è, ci si vergogna pure. Ecco, e allora qua subentrano quelli che per me sono due splendidi, eruditi, se non questo termine non... che Piero Boitani, che ha un curriculum di tutto rispetto in vari campi, poi perché non si limita, e Marcello Melli, che è sanscritista, germanista, scandinavista, cioè, quindi persone che possono forse tentare di rispondere a una domanda che da altri non viene. E qua mi fermo. Grazie. No.
Ubi Maior, ormai il Maior appunto è sempre emeritus, è passato. Dunque, credo che siamo d'accordo sul fatto di fondo, cioè che la filologia, soprattutto se è praticata in un certo modo, è la base. Io non ho mai fatto filologia nel senso di fare il filologo di mestiere, no? Anche se ho visto che su Google c'è scritto filologo sotto il mio nome, non capisco perché, perché non l'ho mai fatto. Però l'ho usata continuamente, perché senza quella non è che puoi fare molto. E proprio l'altro giorno, non l'altro giorno, ieri forse, o l'altro ieri, mi sono trovato un punto davanti abbastanza divertente. Stavo scrivendo un pezzetto non lunghissimo sulla tempesta di Shakespeare e a un certo punto trovo un brano, è Ferdinando che lo produce. Ferdinando è il figlio del re di Napoli, che sapete che Prospero ha inscenato tutta questa tempesta per punire appunto il fratello che ha usurpato il Ducato di Milano, e poi per far incontrare Ferdinando, il figlio del re di Napoli, con la figlia sua, di Prospero, Miranda, e naturalmente riesce, Prospero è un grandissimo mago, riesce nell'impresa, i due si innamorano subito appena si vedono, Ferdinando assiste a tutta una serie di prodigi su quest'isola, bellissimi e anche meno belli, ma insomma, e a un certo punto dice, esclama così, siamo all'inizio del quart'atto, dice let me live here ever, lasciatemi vivere qua, fatemi vivere qua per sempre. So rare a wandered father and a wise make this place paradise, dove addirittura c'è la rima, cosa che Shakespeare raramente usa, ma un padre prodigioso, così straordinario e saggio, and a wise, rendono questo posto un paradiso, anzi paradiso con la P maiuscola. Ora il fatto è che questa è la versione che dà qui Agostino Lombardo, riprendendola dalla edizione Arden di Shakespeare, ma ci sono numerosi editori del brano, del play, che non dicono, non hanno wife, ma wife, cioè moglie, perché nelle edizioni seicentesche naturalmente la S e la F qualche volta si confondono, anzi spesso si confondono, quindi dovrebbe essere così, so rare a wandered father and a wife, oppure un senso, no? Un padre così prodigioso e una moglie, come sarà Miranda, make this place paradise, lo rendono paradiso, rendono questo posto un paradiso. Allora, la scelta lì, siccome filologicamente non è possibile decidere, perché a guardare l'infolio potrebbe essere una S, potrebbe essere una F, non è molto, quindi è il critico che deve esercitare, diciamo, deve o può, insomma, esercitare una forma di interpretazione prima ancora di scegliere la parola da usare, ma ha una conseguenza sull'analisi del play abbastanza considerevole, perché da una parte lui sta lodando il posto, il padre, il suocero, non diventerà, e la moglie, e dall'altra solo il padre. Il fatto che il padre, il suocero, appunto, Prospero, che è un grandissimo mago, grandissimo sapiente e un saggio. Sono due cose diverse, cioè il padre saggio che rende il posto paradiso, invece quell'altro, il padre e la moglie che rende il paradiso. E questo è soltanto un piccolo dettaglio, però, di una certa rilevanza nella interpretazione della tempesta. Perché vuol dire dare tutta l'importanza al solo Prospero, oppure prendere.
prenderlo insieme con la figlia, siccome i protagonisti sono due, padre e figlia per l'appunto, e lui sposa la figlia, non sposa il padre, riportano il padre a Napoli e poi eventualmente scusate, alla fine, al Ducato di Milano, perché lui è lo spodestato duca di Milano, no? nella storia, però una cosa è avere al centro soltanto lui e una cosa è averlo con Miranda. Sono anche due modi di interpretare la vicenda, perché da una parte è la storia di Prospero, riguarda il passato, fatto che lui è stato spodestato, che era un grande studioso, è stato spodestato perché passava il suo tempo sui libri e il fratello Antonio, il quale aveva il potere naturalmente, ha avuto gioco facile a cacciarlo via, insomma, e lo hanno mandato in esilio con questa bambina piccolissima su una barca e lui è arrivato in quest'isola misteriosa per l'appunto, perché l'isola si dovrebbe trovare in linea teorica da qualche parte tra Tunisi e Napoli, mentre poi ogni tanto sembra l'America o sembra una delle Bermude, insomma, tutta una serie di congetture su questo aspetto. Allora, se si guarda al passato, il protagonista assoluto, totale della vicenda è Prospero, ma se si guarda al futuro, il futuro è di Miranda, perché è Miranda che insieme a Ferdinando regnerà su Napoli e genererà figli, eccetera. Il futuro è suo. Ed è Miranda che riconosce in una delle scene finali della Tempesta, una scena bellissima perché ci sono tutti questi cortigiani che il re, il duca di Milano, il fratello di Prospero che si è impadronito del Ducato di Milano, e tutti gli altri, gli uomini dell'equipaggio, eccetera, che a un certo punto si trovano tutti riuniti davanti alla grotta, alla caverna in cui abita Prospero. E lui a un certo punto tira una tenda, un trucco che Shakespeare usa qualche volta alla fine, nella parte finale della sua carriera, e dentro fa vedere, si scoprono Ferdinando e Miranda che giocano a scacchi. E tra l'altro Miranda sta dicendo a Ferdinando: tu bari, stai barando, amore mio, stai barando. Una scena straordinaria. Questi rimangono tutti colpiti perché naturalmente non hanno ancora mai visto i due insieme, e soprattutto il re di Napoli è convinto che il figlio sia morto nella tempesta, invece è vivissimo. Per questo il figlio è convinto che anche lui, che il padre, sia morto. E Miranda da dentro, e questo è un altro effetto, diciamo, pre-barocco della faccenda, da dentro vede queste persone e dice, presto famoso, dice, ma quanta bella umanità c'è qua davanti, no? Mankind, scopre gli uomini, gli esseri umani, non gli uomini maschi, ma insomma, gli esseri umani. Cioè, questo, ma guarda che meraviglia, questo Brave New World, no? Questo grande, nuovo, questo bellissimo nuovo mondo. Il nuovo mondo non è l'isola di Prospero, che assomiglia all'America, ma invece l'essere umano in sé, no? Appunto bellissimo. Allora, in questo caso, se Miranda ha questa sua importanza, e ce l'ha, non c'è dubbio, perché è l'amore di Miranda, cioè il fatto che Miranda si innamora immediatamente di Ferdinando, come lui di lei peraltro, che produce questo tipo di emozione. Quindi Prospero a questo punto, e infatti nelle scene successive ce n'è una famosissima, in cui depone, no, anzi abiura la magia, il famoso pezzo di Yields of Hills Brooks Standing Late and Grows, alla fine del quale lui butta la sua bacchetta magica e il suo libro, no, nel mare, diciamo, idealmente nel mare, e basta, adesso questa magia la lasciamo perdere, compare soltanto alla fine a recitare l'epilogo, ma più come da un punto di vista teatrale che non come personaggio del play. E questo è quindi ripeto, il punto filologico wife-wise,
moglie saggio, e sembra una sciocchezza, però in realtà dà luogo a due modi di guardare, cioè, soprattutto due modi di guardare e dare peso a una parte piuttosto che a un'altra, insomma, a un aspetto piuttosto che a un altro. Allora, adesso ti lascio. Poi... Io non so bene cosa raccontarvi. Come lavora un filologo? Cosa può trarre di utile dalla comparazione? Vi farò un esempio. In uno dei testi più antichi, forse il più antico dell'India, si chiama Rig Veda, cioè o Rig Samhita, raccolta di strofe, il dio Agni è dio del fuoco rituale, è chiamato Hiranyadanta, dal dente d'oro. Ed è perfettamente motivato, cioè l'immagine della fiamma può, come dire, ricordare l'oro e Agni, effettivamente, il dio Agni divora le offerte sacrificate. Quindi l'epiteto in sé è abbastanza chiaro. E non ci sono problemi, la tradizione del testo vedico è abbastanza sicura. Nonostante fosse un testo tramandato per millenni oralmente. In un'altra opera posteriore di parecchio, di forse 2000-3000 anni, un'opera importante per la tradizione norrena, la tradizione scandinava medievale, l'opera si chiama Edda ed ha un autore che si chiama Snorri Sturluson, un importante uomo politico e erudito islandese che vive all'incirca la generazione prima di Dante Alighieri, tanto per renderci conto, insomma, voglio dire, non era... si leggono delle descrizioni delle divinità. Queste descrizioni di divinità sono non religiose, l'opera di Snorri Sturluson non ha niente di religioso, è semplicemente un manuale di poetica, né più né meno, anche se passa per essere, come si può dire, un testo che ha a che fare con la religione, se c'ha a che fare, c'ha a che fare in maniera indipendente. Di una divinità piuttosto discussa e interessante che si chiama Heimdallr, è il guardiano del ponte del Austro, del ponte su cui faranno irruzione i giganti nel Ragnarök, che ricordo non è il crepuscolo degli dèi, ma è il giudizio degli dèi, i duelli che gli dèi dovranno combattere, ma questo è un altro discorso. Viene descritto Heimdall e viene descritto con l'epiteto Gullintanni. Gullintanni è l'esatto corrispondente di Hiranyadanta da un punto di vista etimologico, cioè fatte una serie di operazioni di trasformazione che hanno validità induttiva e che hanno anche di scientifico, il termine è equivalente a Hiranyadanta, tranne una formazione, ma potremmo fare noi tranquillamente Hiranyadantia e ci siamo, insomma, non è un problema quello. Gullintanni significa dal dente d'oro. Ora, se per questa divinità Agni l'epiteto è del tutto motivato, perché è suggerito dall'immagine e dalla funzione del Dio, Dio luminoso, Dio la cui fiamma richiama l'oro e funzionalmente Dio che mastica, mangia le oblazioni, per il dio Heimdall non c'è niente di tutto questo. Tant'è vero che Snorri
nel suo, nella sua opera, nel capitolo 27 della Bilba Binning, che è la prima parte dell'opera dell'Edda di Snorri, tant'è vero si sente in qualche maniera il dovere di glossare Hiranyadatta con infatti tutti i suoi denti erano d'oro. È chiaramente una glossa tesa a spiegare in maniera pedestre questo elemento che lui trovava immotivato in Hiranyadatta, Heimdall. Fra l'altro, se mi permettete di aprire una breve parentesi un po' anche buffa, però non mi fraintendete. Nel film Sussor, credo, uno di questi film americani, di americanate, hanno rappresentato il dio Heimdall come un negro, niente di male, per l'amor di Dio. Non fosse per il caso che è l'unica divinità nell'età di Snorri di cui si dice il colore. E si dice che era il più bianco di tutti gli altri, però insomma volevo alzare un pochino. Comunque, è un po' buffa questa cosa, ma torniamo al nostro problema. Questi sono i fatti. Come si opera da un certo punto di vista filologicamente e nella comparazione, in questo caso, della mitologia, della teologia comparata? Beh, si rileva nel testo, perché di fondo c'è sempre un testo, della Edda, che il termine è immotivato. E lo è due volte perché Snorri si sente in dovere di spiegarlo in una maniera pedestre. E allora si cerca di far questo. È possibile che questi due termini, che sono, diciamo, etimologicamente, formalmente connessi, abbiano qualcosa in comune o sono stati poligeneticamente determinati? Sono nati indipendentemente l'uno dall'altro. Noi, come filologi dobbiamo, comparatisti, dobbiamo scartare questi dimostri, perché se Hiranyadatta è motivato nel Rig Veda, Gulitani non lo è nell'Edda di Snorri. Di conseguenza possiamo concludere che questo epiteto apparteneva ad un lessico poetico originario indoeuropeo. Sul lessico poetico originario indoeuropeo è un concetto linguistico, non è un concetto razziale. Ci sono ampi studi, andava molto di moda agli inizi degli anni 70, poi dopo si è un po' perso. Ma questo ci permette anche di dire un'altra cosa: è possibile vedere in Heimdall una forma funzionalmente analoga a quella del dio Agni? Ci sono altri tratti mitologici che richiamano Agni? Sì, non so ad elencarveli, ma perché non voglio poi annoiarmi, ma ci sono. Ecco allora, dunque, la ricerca del filologo e del comparatista è sempre una ricerca approssimata della verità. In quanto editore di testi si preoccuperà di non di restituire il testo vero, ma il testo probabilmente più vicino all'originale, con le sue inclinazioni, con le sue. In quanto comparatista cercherà su determinate basi di trovare dei legami culturali. Del resto, filologia, linguistica comparata e mitologia comparata o ricerca di una cultura europea sono nati insieme. Dunque, noi come filologi cerchiamo di avvicinarci il più possibile alla verità,
alla verità di un testo. La verità non è nelle nostre proposizioni, la verità è la qualità delle proposizioni, non delle cose. Può essere anche una qualità delle azioni, se giuste o ingiuste. Ecco, questo è un po' il lavoro che dobbiamo fare. E poi ci sono varie sfumature, varie possibilità. Purtroppo bisogna segnalare, come segnalava Marco, una sorta di disaffezione o comunque di sclerotizzazione in questo periodo di questa ricerca, che è sempre diventata forse un po' fine a se stessa. C'è anche da dire che spesso si richiedono competenze che non sono da tutti. Ecco dunque quello che noi molto modestamente cerchiamo di fare. Il filologo, e qui non vi annoio più, scompare dietro il testo. Ad un certo punto è una persona umile, che non si preoccupa di apparire. Sì, come editore, edizione di, ma c'è sempre l'autore che primeggia. E più scompare, meglio è, insomma, meglio fare protagonista. Meglio fare il suo lavoro di analisi, edizione, comparazione dei testi. Ecco, lo so, non è molto affascinante il suo lavoro, insomma, può portare a umilmente a servire per quello che riguarda la cultura, per quello che vale. Vorrei dire poi alcune cose sulla parola, ma magari sì. Ecco, io ho finito, volevo interrogarsi. Dunque, io vorrei portare ancora due esempi. È acceso. Allora, due esempi molto diversi tra di loro. Uno è, diciamo, di filologia interna all'opera, un esempio affascinante per cui, cioè all'opera e alla storia al Nachleben di quell'opera, per così dire. È un testo che viene che è nell'Odissea. Nell'Odissea di Omero, a un certo punto, Omero tra virgolette, a un certo punto, Ulisse, ricorderete, va a visitare l'Ade per consultare Tiresia, secondo quanto gli ha consigliato Circe, per sapere se avrà il ritorno, che tipo di ritorno sarà, eccetera, eccetera. Allora, all'Ade, una scena commovente, perché tra le tante avventure dell'Odissea questa è quella centrale, la racconta lui stesso ai Feaci in quella lunga notte in cui crea l'Odissea virtualmente, e quando scende all'Ade incontra in primo luogo l'ombra della madre, che però deve scostare perché deve lasciarla non bere il sangue della vittima, dell'agnello che ha sacrificato, perché altrimenti non riesce a prendere Tiresia. Insomma, arriva Tiresia per primo, poi dopo Tiresia farà parlare la madre, poi incontra Achille, Agamennone, insomma i suoi antichi compagni a Troia. Quindi sono scene importantissime, perché ritrova all'Ade sia le sue radici, la madre per l'appunto, non sapeva che fosse morta, tra l'altro, ed è morta per nostalgia di lui, come gli dice lei stessa, e poi i suoi antichi compagni. Insomma, all'Ade incontra, non è difficile dirlo, incontra la morte, questo è abbastanza chiaro. La morte nelle persone specifiche, in particolare la madre Achille gli dice: è inutile che mi lodi dopo la morte, perché lui gli aveva detto: ah, tu ti rendevamo un grandissimo onore quando eri vivo, eccetera, ancora adesso signoreggi sui morti. E Achille gli dice: ma io preferirei 100.000 volte essere vivo e fare il servo di un contadino, lo schiavo di un contadino, piuttosto che signoreggiare sui morti, abbi pazienza. Quindi si scopre cos'è la morte, la madre poi glielo spiegherà molto chiaramente. Bene, nel colloquio con Tiresia,
Tiresia è il famoso indovino, profeta, tebano, eccetera, che lo troveremo ancora nelle Divorei, di Sofocle e via di seguito. Tiresia gli fa una profezia su come andrà o potrebbe andare il viaggio di ritorno, una profezia che è condizionale, cioè gli dice: guarda, se fai questo succederà quello, se fai quest'altro succederà quest'altro, eccetera. Vedi di evitare i buoi, o le vacche sacre al sole, perché se le uccidi poi non avrai il ritorno, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto dice: sì, tornerai a casa, ma subito devi partire per un altro viaggio, un viaggio, impresa più difficile, lunga, è quella di metterti un remo sulle spalle e con questo remo andare in giro per il mondo fino a quando non avrai trovato un paese dove non sanno del mare, dove non sanno del sale, del cibo condito col sale, non conoscono le navi. Già, questa cosa è abbastanza perturbante, perché non c'è quale paese all'epoca arcaica di Omero, nella Grecia arcaica di Omero, non conosceva il mare, la Grecia è sul mare. E il segno che avrai trovato in questo posto sarà che incontrerai un altro viandante il quale scambierà il remo che tu porti sulle spalle per una pala da grano. Tra il remo e la pala da grano la differenza è abbastanza piccola, non so se avete mai visto una pala da grano, in realtà è un remo che ha una parte finale un po' più grossa, un po' più larga, insomma, no? Per il resto potrebbe essere effettivamente una pala da grano. Il remo potrebbe essere una pala da grano. Bene, cioè, quando questo sarà accaduto, pianta il tuo remo perché hai raggiunto la tua meta, offri sacrifici a Poseidone e tornerai a casa. E lì, tornato a casa, morirai consunto da splendente vecchiezza e la morte ti verrà ex halos. La morte ti verrà dal mare, ma quando sarai a casa, quindi a Itaca, insomma, dal mare. No, che cosa significa? Per questo dicevo filologia all'interno, perché il fatto è che ex halos può voler dire dal mare, nel senso da dentro il mare, non so, un mostro marino, o qualcuno che è proveniente dal mare lo uccide, come sarà in effetti in alcune versioni. Oppure invece può voler dire lontano dal mare, perché sarai sulla terraferma e quindi ormai il mare l'hai lasciato, l'hai abbandonato, diciamo. Naturalmente il testo di Omero non spiega questa cosa e rimane un mistero in tutta la letteratura successiva. Allora, pensate che Dante, il quale non conosceva Omero, per dire, dà una soluzione: Ulisse muore in mare, cioè muore a un naufragio. Naufragio causato, probabilmente voluto da quell'altrui che sta lassù, e va bene, quindi è una morte dal mare, insomma. In altre versioni, come dicevo prima, muore perché il figlio che ha avuto con Circe in quell'anno che è rimasto con lei, Telegono, arriva a Itaca in cerca del padre, incontra un vecchio sulla spiaggia e cominciano a discutere, a litigare, c'era quel vecchio Ulisse e quell'altro lo ammazza con la sua lancia, quindi la morte gli è venuta dal mare. E lì è il testo che chiede l'interpretazione, cioè che chiede cosa scegli, scegli ex halos come da dentro il mare o scegli ex halos come lontano dal mare. Il testo sembrerebbe voler dire lontano dal mare, perché lui muore consunto da splendente vecchiezza, quindi un vegliardo, vecchissimo signore, no? È lontano effettivamente dal mare, chissà come, che cosa intendeva. Com'era. La stessa cosa si può applicare, tanto per dire, del testo omerico, parlo dell'Odissea perché è quello che conosco meglio, al canto delle sirene. Che cantavano le sirene? Voi sapete che c'è nel testo, nel racconto, brevissimo peraltro,
Circe lo ha avvisato prima, gli ha detto guarda, le sirene cantano benissimo e tutti i naviganti sono attratti dal canto delle sirene, tu se lo vuoi sentire, sentilo pure, ascoltalo pure, però fatti legare all'albero, perché chi si lascia andare al canto delle sirene muore. E lì c'è un pezzo, sono mucchi di ossa, di scheletri, putridi, accanto a queste bellissime sirene. Non erano bellissime per niente, perché erano degli uccellacci, secondo la iconografia di quell'epoca, quindi non si capisce bene che cosa avevano. Però che i canti delle sirene fossero estremamente attraenti, incantanti, la parola, il verbo che usa è thelgein, cioè addirittura che stregano. Ma che cosa cantavano? È una cosa che anche l'imperatore Tiberio si chiedeva ai suoi drammatici, stava beato lui su Capri, come sapete, dove aveva questo meraviglioso palazzo, e quando non sapeva che fare chiedeva ai suoi professori, come me, diceva, che cosa cantavano le sirene? E quelli non lo sapevano, naturalmente, perché il testo non lo dice. E io ho sempre pensato che lui poi li buttasse in pasto alle murene, così da farsi poi da mangiare murene ingrassate da carne di professore, perché è un po' macabro come cosa, ma rende l'idea di Tiberio. Che cosa cantavano le sirene? Allora, ci sono tante interpretazioni, una delle più recenti, diciamo così, è data da Calvino, il quale Calvino dice, ma è chiaro cosa cantavano le sirene? Cantavano l'Odissea, gli raccontavano l'Odissea, un'altra volta ancora. È una possibilità, naturalmente, che cantassero quello, perché loro dicono, quando lo cantano a lui, noi sappiamo tutto, noi come le muse, sappiamo tutto, sappiamo cosa è accaduto a Troia, eccetera, eccetera, vieni da noi, splendido Odisseo, quindi sanno chi è questo qua. Può darsi che gli ricantino l'Odissea, però per dire così dobbiamo fare come fa Calvino effettivamente, una serie di operazioni di interpretazione dove esercitiamo una filologia approssimativa, perché molto approssimativa, perché il testo di Omero non dice nulla, insomma, non risponde a queste domande. Incidentalmente la profezia di Tiresia viene ripetuta parola per parola, tal quale, da Ulisse a Penelope, quando ormai è tornato a Troia, finalmente riconosciuto dalla moglie attraverso la cosa del letto, insomma, sono sul letto finalmente, stanno finalmente per rifare l'amore dopo 20 anni, almeno lei, perché lui le sue vacanze se le prese, come è noto, con Circe, con Calipso, e lui dice, no, un momento, prima donna ti devo dire cosa mi ha detto il profeta Tiresia, che devo ripartire, cioè, e gli ripete tutta la cosa, compresa quella sulla sua morte, quindi evidentemente ha una sua importanza centrale nel futuro di Ulisse, in una Odissea avventura, diciamo così, possibile, non so, nell'Ulisse di Giove sia un altro Odissea, quindi bene. Questo è un esempio dentro l'opera. Un altro dentro l'opera, ma che ha bisogno della comparazione per essere chiarito. Io mi sono imbattuto in questo quando ho scritto questo libretto, che si chiama Prima lezione sulla letteratura, che è diviso in tre episodi, per così dire. Uno intitolato Stupire, mi pare che sia, no, quello è il secondo capitolo. Aspettate, perché è del 2007, quindi non è che mi ricordo esattamente tutto, me lo sono portato apposta perché non volevo fare errori. Dov'è? Morire è il primo, poi stupire, essere, creare, il secondo, compatire, il terzo, e rinascere, il quarto. Io volevo, perché ero convinto che la poesia, anzi che la letteratura in generale, nascesse dal morire, dalla morte, dal fatto che noi ci sentiamo morituri
e opponiamo alla morte l'arte, un po' come intrattenimento, ma anche proprio come difesa. E volevo dare diverse, non è una cosa allegra, mi rendo conto, però è importante, essenziale. Volevo dare diversi esempi di questo. E allora cominciamo, mi pare, con una storia che viene dai racconti di Canterbury Religiosa, e facevo il paragone tra questa storia e Il vecchio e il mare di Hemingway, che forse conoscerete, la vicenda del vecchio e il mare, di questo vecchio pescatore a Cuba, Santiago si chiama, che non pesca da tantissimo tempo, non pesca niente da tantissimo tempo, finalmente una volta solo nei Caraibi acchiappa un pesce spada di dimensioni gigantesche, lo riesce a prendere, lo rende all'amo, si fa portare in giro questo pesce spada per giorni e giorni, deve cibarsi, rovina le mani con la lenza, ferito, insomma, con tanti significati anche ovviamente parareligiosi. Alla fine lo uccide, cioè il pesce spada non resiste, muore. Lui lo issa a fianco della barca e sta tornando a Cuba, a terra, quando naturalmente arrivano gli squali e si mangiano tutto il pesce spada che lui ha pescato, quindi quando arriva a casa sull'isola c'è soltanto lo scheletro, la coda e la spada, diciamo, rimasto. Perché lo paragonavo a Chaucer? Perché Chaucer ha una storia di un altro vecchio, che non è il vecchio il mare, ma il vecchio e la terra. È un episodio del racconto del Giudice Sere, tremendo, in cui ci sono tre ribaldi i quali decidono di uccidere morte in inglese maschile, incidentalmente, quindi non dovete immaginare una donna ma un uomo. Morte ha ucciso uno dei loro amici e allora loro decidono di andare a cercare Morte e di ucciderlo. Facciamolo fuori questo dannato Morte. Lo cercano, non lo trovano, a un certo punto sono per strada, incontrano un vecchio, vecchio, vecchissimo. E siccome sono sui giri, gli chiedono, ma perché vivi ancora, vecchio come sei? Non è esattamente una domanda da fare a un vecchio, ma tu sei ancora vivo, non dovresti essere morto. Invece del governo. E lui risponde dicendo, ma io veramente vorrei morire. Se tutti i giorni io batto sulla terra col mio bastone e dico, leave mother, let me in, leave mother sarebbe, cara madre, lasciami entrare. Lo, how I vanish, flesh and blood and skin, guarda come sto scomparendo, la carne, il sangue, la pelle, sono tutto rattrappito, sono in agonia, però non riesco a morire, non mi fa morire, non mi muove. E quelli insistono, lo vogliono prendere a botte, eccetera, insomma, dici dov'è morte, l'avrai pur visto, eccetera. Ah, si morire morte, guarda, l'ho appena lasciato lassù su quella collina, là dietro quell'albero c'è lui. Allora loro lasciano sto vecchio, lo lasciano campare, vanno sulla collina e sulla collina non trovano affatto morte, trovano un tesoro, una quantità di fiorini d'oro e decidono di dividerseli in parti uguali. Però due di loro mandano un terzo a comprare del vino nel paese là vicino per celebrare questa cosa. Mentre quello se ne va a comprare il vino, i due decidono di ammazzarlo quando ritorna, in modo che dividono soltanto per due invece che per tre. Bene.
Il terzo naturalmente, mica è scemo, mette del veleno nel vino che compra e quindi quando torna indietro tutti quanti cominciano a brindare e si ammazzano bevendo il vino. Insomma. Quindi prima ammazzano lui, poi bevono e muoiono. L'hanno trovato morte per l'appunto, l'hanno trovato, ma non come pensavano loro. Quindi è una storia straordinaria da questo punto di vista. È una storia che fa, diciamo, il paio con quell'altra, appunto, è il vecchio e la terra, e l'altro è il vecchio e il mare. Ti puoi avvicinare un po' di più alle immagini, diciamo, della vostra, le immagini esterne queste. Ti puoi avvicinare un po' di più di così, certo che puoi andare a cercare poesie antiche, non so, Malherbe e tanti altri. A un certo punto però ti devi confrontare con quello che è il testo fondamentale, e cioè con la morte di Ivan Illich di Tolstoi, che è una storia, non so se la conoscete, se l'avete mai letta, ma è una storia terrificante, scritta in maniera divina, o diabolica, se forse uno preferisce quello, ma è stata una storia grandissima, un scrittore, la storia di un uomo, come si dice, della borghesia, insomma, funzionario, statale, eccetera, che si apre così, si apre con il cadavere di Ivan Illich, cioè Ivan Illich è morto, ci sono i suoi ex compagni di ufficio che vanno a visitare la vedova, i figli, eccetera. Poi ritorna indietro, ritorna appunto, ricostruisce la storia, la vita di Ivan Illich fino in provincia, poi arriva a San Pietroburgo, eccetera, e mentre preso un appartamento bellissimo, finalmente, sta montando delle tende, non so se ricordate questo particolare, Ivan Illich cade e da quel giorno ha un dolore al fianco destro, un dolore che diventa sempre peggiore, comincia a visitare medici e via dicendo, ma e lui associa questo dolore alla caduta dalle scale. In realtà non è così, è una malattia della quale Tolstoi non dice mai il nome, ma che è chiaramente un cancro di qualche tipo, e le cose peggiorano sempre, cambiano il suo carattere, diventa insopportabile, intrattabile, tratta malissimo tutti i familiari, eccetera, eccetera, eccetera. L'ultima scena è Ivan Illich che muore, quindi è la scena che prelude a quella iniziale, no? Dove abbiamo visto già morto, cadavere. Ed è una lunga agonia, terrificante, alla fine della quale Ivan Illich esclama: è finita! È finita la morte, aggiunge. E scrive Tolstoi, stende le gambe e muore. Quindi si rimane così. Ora, io avevo sempre pensato, indistintamente, ma anche parecchio tempo, che quell'è finita fosse una versione del consumatum est di Gesù, nel Vangelo di Giovanni. Sapete, quando Gesù muore, quarto Vangelo, dice, esclama, insomma, tetelestai in greco, consumatum est in latino. Allora, a questo punto, quando volevo scrivere questo pezzetto, sono andato a vedere, perché dico, fammi vedere se veramente Tolstoi sta usando il Vangelo. E scopro questo, non ci ho messo forse il segno, ma forse ci ho messo. Ecco, nella versione originale, lui la parola che sente è canceno, che vuol dire finito, appunto. Cancena smert, cioè è finita la morte. Allora io vado a controllare
ricordandomi di qualche nozione di lusso che ancora avevo preso tanto tempo fa, vado a controllare se nella Bibbia, nel Vangelo di Giovanni, quello tradizionale, insomma, la versione lusso tradizionale, la parola è quella. Manco per niente, non è quella, è un'altra. È ricordo Saverginus, mi pare. Sì, Saverginus. Saverginus è compiuto, ma il Vangelo di Giovanni non usa cancello, usa Saverginus. Quindi la mia ipotesi era campata per aria, filologicamente campata per aria. Sì, però Tolstoi ha tradotto lui i Vangeli, tutti e quattro, per i ragazzi, perché a fare opera di diffusione. Lui non era credente, come sapete, soprattutto non credeva nella resurrezione. Quindi traduce lui i quattro Vangeli. E se uno va a controllare come traduce quella frase, tetelestai, o consumatum est, nel Vangelo di Giovanni, traduce cancello, cioè è finita. Gesù morendo, nella traduzione di Tolstoi del Vangelo di Giovanni, dice è finita, non dice è compiuto. Voi dite, ma queste sono scemenze, e non sono scemenze invece, non sono scemenze per niente, perché il tetelestai, il consumato maestro di Giovanni, lo pronuncia un Gesù trionfante, non un Gesù sofferente come nel Vangelo di Matteo, Dio mio, perché mai abbandonato, Marco e Matteo, o uno rassegnato come quello di Luca che dice Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. No, è uno che dice ce l'ho fatta, ho compiuto quello che, per cui ero venuto, tetelestai, consumato est. Quindi è un Gesù vittorioso nel Vangelo di Giovanni. E se tu invece lo fai morire dicendo è finita, beh, è tutta un'altra storia. Chi muore lì, in altre parole, non è Gesù Cristo nella versione di Tolstoi, è un povero Cristo, che è tutta un'altra faccenda. E il povero Cristo che muore, naturalmente anche Ivan Illich, permettete che faccia una differenza, cioè è una differenza di fondo nell'interpretazione. Se Tolstoi avesse voluto paragonare implicitamente Ivan Illich a Gesù Cristo, cioè figlio di Dio, che sì, muore sulla terra, ma insomma davanti, ha compiuto la sua missione, certo, avrebbe voluto usare la parola Saverginus, ma invece ha usato cancello, che è la sua parola, per dire ormai è finita, basta. Tolstoi non crede, non credeva alla resurrezione, ripeto, quindi fa una bella differenza. Io ho usato questa storia, diciamo, di questo pezzetto di Tolstoi, diverse volte lo usavo quando insegnavo, appunto, prima di diventare emerito, ero professore della Sapienza, spesso usavo questa storia, ma soprattutto l'ho usato a casa, perché con uno dei miei figli, il quale faceva all'epoca il liceo, e ogni tanto il liceo classico qui a Roma, tornava a casa, questo mio figlio parla solo romanaccio, anche perché adesso vive a Vancouver in Canada, ma quando parla italiano parla solo romano, e si lamentava continuamente, papà, ma perché mi devo studiare Omero in greco? Ma che mi frega a me di studiare Omero in greco? Ma lo posso leggere in traduzione, è bello lo stesso. Già, se tu leggi Omero in greco, scopri delle cose che leggendo in italiano non scoprirai mai, perché è chiaro che quello traduce, certe cose gli sfuggono. E allora usavo questo, dice, vedi, se io non avessi saputo il russo e letto la cosa in russo, non avrei mai scoperto questa cosa. Naturalmente dovevo sapere non solo il russo, gli dicevo a lui, ma anche il greco maledetto da te, perché se non avessi potuto leggere Giovanni, tetelestai e consumatum est, non avrei capito quale gioco stava facendo questo qua, naturalmente. Non gliene importava assolutamente niente, non c'è bisogno che io lo dica,
cioè per lui diceva, vabbè, oh, hai scoperto sta cosa, ma tanto, ma i russi l'avevano mai vista? Dico no, perché i russi non sapevano il greco, naturalmente, cioè i critici russi di Tolstoi non conoscevano abbastanza il greco o il latino, sempre questo, da capire cosa stava facendo Giovanni. Ecco perché ci vuole, diciamo così, l'analisi comparata, no? È letteraria, certo, ma è anche un'analisi linguistica comparata, se tu non sai, in quel caso, greco, latino e russo, non arrivi da nessuna parte, insomma. In più, direi, c'era un'altra cosa che a me è stata utile, e cioè l'inglese, perché c'è il nostro caro amico Shakespeare, il quale a un certo punto nella Plato, grandissima, grandissimo dramma, nel famoso discorso sull'essere o non essere, che tutti ricorderete, to be or not to be, eccetera, eccetera, a un certo punto dice, ma morire, dormire, tis a consummation devoutly to be wished, è una consumazione da essere desiderata devotamente. Consumazione, usa questa parola, consummation, ma usa la parola consummation perché ha davanti il consumato est, no? È la consumazione della vita, finalmente me la tolgo di torno sta vita, tutti i fardelli delle tarde, angherie, dei potenti, eccetera, eccetera, me le tolgo. Basta, vabbè, Botkin, pugnale, nudo, ti ammazzi e basta, è finito. A consummation devoutly to be wished. Quindi, nel leggere Tolstoi, io avevo dentro la testa anche il consummation di Amleto, no? Che considerava la morte, in questa parte del discorso, una consumazione, diciamo, un compimento da desiderare devotamente. Poi naturalmente Amleto va avanti, come ricorderete, in quel discorso e dice sì, andrebbe bene, però se sogniamo, se la morte è come un sonno, sognare. Ah, there is the rub, quello è il problema, perché se sogniamo, che sogni possiamo fare? Va avanti, no? In realtà dice, è proprio l'idea di questo paese inesplorato dal quale nessuno è mai ritornato, che ferma le nostre, la mano di chi vuole uccidersi, chi vorrebbe morire, no? Ferma è la coscienza che ci fa tutti codardi, e noi non agiamo, ci lasciamo morire, cioè ci lasciamo vivere invece di ammazzarci piuttosto che vivere, quindi un'altra considerazione della morte. E da lì poi vado avanti a tanti altri esempi. Però il punto era di avere questo, diciamo, panorama, questa costellazione davanti, ma e poi il testo e la filologia, appunto, di dire no, non è possibile perché la parola è diversa. La chiave è quella lì. Canceno e Sverdilov. No, non sono la stessa cosa. Ma lui traduce invece, lui, Canceno, quando traduce il Vangelo di Giovanni. E quindi, nel senso, ce l'ha, e come. Ecco, io mi fermerei qui anche perché sono le 8:30 e comincia un certo languore. Le opere narrate, se mi consentite, vorrei passare brevemente a un'opera letta, molto brevemente. Vuoi questo? No. Però quando dice, io ho avuto, questo è volgare, per cui non si traduce in italiano, io ho avuto paura di tre cose, d'essere d'animo povero e mendico, io so che tu mi intendi senza glose, di servire altrui dispiacere e perdere per mio difetto amico, onde io sono ricco quanto al mio vedere, che ho speso il tempo della mia poca vita in acquistar scienza e tuo nome, e ti inservire altrui con l'alma amica, non per ricchezza fra gli buoni o l'oro. Non va ricchezza a povertà de core, e poco vale a chi conosce poco.
Se io avessi conoscenza a quegli ubrani, de bestie siccome dell'umani, non amerei molti che io amo. Amore è tanto l'odio desface, la conoscenza con i pensieri vani, finché nel giorno che speranza tace. Ecco, cioè, questa è un'opera oscura, considerata oscura, e secondo me è nell'oscurità che è la cifra. Vale a dire, cosa c'è da capire? Cioè, un tramonto, che come lo spieghiamo? Lo spieghiamo? Che è così folle da spiegare un fiore? E l'opera si fruisce direttamente. Ed è questo il lavoro filologico. Cioè, noi lo possiamo spiegare, ma che cosa spieghiamo? Il nostro ego al nostro ego? O forse ci vediamo direttamente e senza mediazioni di un'opera? Cioè, preferiamo la Bibbia spiegata da un prete o ci leggiamo la Bibbia direttamente? Uno non esclude l'altro, infatti. Però, cioè, quando dice un uomo va al 100 e 100 non va l'uno, tant'è il valore dell'uomo quanto ha intelletto e quanto al mondo de grazia d'uomo. A sé è ricco l'uomo, poiché contento è meglio e conoscenza con defetto che con ricchezza vivere in stento. Cioè, quindi c'è una valenza etica, morale, che non è spiegabile e tantomeno divulgabile. Perché è un percorso interiore, non esteriore. E allora ha ragione Marcello quando dice quello del filologo è un atto d'umiltà al servizio di un altro. E quell'altro è sì l'autore, perché compare, cioè di che la cerva e tasse, dice a quell'altro, il curatore. Sì, però la cerva e tasse, dal momento in cui viene data, e dell'umanità, è un patrimonio dell'umanità che torna all'umanità. E questo secondo me è la valenza del termine proprio philos logos. Posso concludere questo? Primo, il filologo è anche un lettore e come lettore a volte si trova un po' schiacciato. Per esempio, se legge il Beowulf troverà traduzioni e anche dizioni in cui si dice che questo grande era della tipe di Caino. Solo che Caino nel manoscritto non si legge, tutt'altro si legge Camus. E allora che fa? Spiazzato questa cosa. La Vulgata ti dice che è la stirpe di Caino, ma Caino nel manoscritto non c'è, non si legge, può essere, può non essere. In un celebre poemetto anglosassone che viene chiamato Teo, si parla di un fabbro azzoppato in un carcere ipogeo e si dice Welland si chiamava il fabbro, Imbe Woman. Il filologo cosa fa? Beh, può uniformare la vecchia, può commutare la vecchia forma woman, che è una forma nuova in realtà, arcaicizzandola in Wormwood, e poi come traduce? C'è chi dice che Welund giaceva fra i suoi gioielli a forma di serpente. Io preferisco pensare che giacesse proprio fra i serpenti come un serpente, visto che era zoppato e strisciato. E quindi abbiamo tutta una serie di possibilità. I filologi come lettori non è detto siano sempre dei buoni lettori, a volte ci fanno troppi problemi e quindi è bene che, voglio dire, lasciano l'interpretazione dei testi agli interpreti e si occupino
dell'ectotica o comunque di interpretazioni che servono all'edizione e all'interpretazione del testo. Di questo. E la parola, c'è un bellissimo inno del Rig Veda, del decimo mandala, che ci ricorda sempre che la parola, la dea parola, è la dea creatrice. Grazie. Vorrei ringraziare i nostri relatori, il professor Buitani, che è stato veramente acuto nel darci proprio il significato della parola e dell'interpretazione della parola. E vorrei ricordarvi un'ultima cosa, siamo in pochi questa sera. Noi ringraziamo sempre per l'ospitalità che otteniamo in questa cripta da Padre Franco, lasciando un'offerta d'uscita, offerta che Padre Franco utilizza per organizzare il pranzo dei poveri. Due giorni fa, domenica, erano in 120 a mangiare in questa cripta. E la nostra offerta, generosa spero, è senz'altro utile a questo fine. Grazie.